Oriana Fallaci raccontata in 50 minuti. Un docufilm in cui c'è tutto, dal femminismo alla guerra, dagli amori alla malattia, il caratteraccio della giornalista simbolo del Novecento raccontato da chi ne ha conosciuto da vicino il coraggio e la lungimiranza. La prima puntata della nuova serie di Illuminate in onda su Rai 3 è dedicata a lei. Regia di Marco Spagnoli, cosceneggiatura di Marco Dell'Omo, prodotto da Gloria Giorgianni, Illuminate, il lato nascosto della Luna, è ambientato nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana. Abbiamo girato questa puntata di Illuminate, dedicata a Oriana Fallaci, nell'Agenzia Spaziale Italiana, perché insieme a Gloria Giorgianni, la conduttrice, e a Marco Dell'Omo, il cosceneggiatore, abbiamo pensato a dove posizionare una storia legata a una persona che è stata dappertutto, che ha vissuto in tutto il mondo, che è stata una grande inviata di guerra in Vietnam, a New York, che è nata a Firenze, che però ha vissuto anche a Milano. Quindi era difficile identificare un luogo preciso che di fatto non tradisse tutti gli altri della sua vita e anche quello che questi altri luoghi hanno rappresentato per la vita di Oriana Fallaci. Così abbiamo deciso di ambientarla in un non luogo. L'Agenzia Spaziale Italiana, che idealmente rappresenta l'idea di spazio e l'amore per lo spazio inteso come conquista della razionalità dell'uomo, è stata abbastanza una scelta immediata che è piaciuta a tutti, perché è un non luogo che però rappresenta qualcosa a cui la Fallaci ha sempre teso, ovvero le stelle, la luna, e questo per noi era molto molto importante, che ci fosse un luogo fisico che li racchiudesse tutti e al tempo stesso restituisse allo spettatore l'anelito per qualcosa di superiore come può rappresentare lo spazio per la vita e la carriera di Oriana Fallaci. Il sottotitolo di questa puntata dedicata a Oriana Fallaci è proprio Il lato nascosto della luna. Come mai? Perché Il lato nascosto della luna è idealmente andare a toccare due aspetti differenti, pure complementari della vita e della carriera di Oriana Fallaci. Da un lato un elemento molto personale, noi abbiamo voluto raccontare chi era la donna Oriana Fallaci, e dall'altro volevamo anche andare a giocare sul termine nascosto come qualcosa che in qualche maniera viene dimenticata. La Fallaci negli ultimi anni è stata così identificata con i suoi ultimi lavori, che hanno scatenato delle polemiche. Ecco, volevamo invece più ampio all'opera e un qualcosa di più profondo e toccante in qualche maniera, che non si fermasse soltanto a quello che è manifesto, all'evidente, ai libri, alle interviste, ma andare a toccare qualcosa più segreto e intimo della sua grande e straordinaria personalità. Il racconto si snoda attraverso 11 testimonianze raccolte dall'attrice Sabrina Impacciatore, dai colleghi Giovanna Botteri, Pierluigi Battista, Ferruccio De Bortoli e Alessandro Cannavò, passando per Oliviero Toscani, il generale Franco Angioni, comandante del contingente italiano in Libano, Mario Bertoletti, caposcala all'Italia a Teheran, tutti restituiscono una parte di Oriana Fallaci. A tenere i fili della biografia della giornalista e scrittrice sono il nipote Edoardo Perazzi e la biografa Cristina De Stefano. Oriana Fallaci ha sempre creduto nell'esplorazione spaziale. In più di un suo libro si trovano accenni al tema. Uno dei suoi titoli più amati è Se il Sole muore, pubblicato nel 1965 e incentrato sulla corsa alla Luna tra interrogativi morali e fascinazione. E poi ci sono loro, gli astronauti, di cui diventò amica e confidente. Uomini verso cui aveva ammirazione per il coraggio e il rigore, oltre che per la preparazione fisica e psicologica. Nel docufilm è a parlare anche Nancy Conrad, moglie dell'astronauta Charles Conrad, a cui Oriana Fallaci chiese una roccia lunare come souvenir del viaggio sul nostro satellite. E infine c'è lui, Paolo Nespoli, la cui storia di astronauta è legata strettamente all'incontro con la giornalista durante il periodo in Libano. Fu lei, infatti, ad incoraggiarlo a intraprendere la carriera per cui tutti oggi lo conosciamo. Illuminate, il lato nascosto della Luna, è disponibile su RaiPlay.